Per leggerne stesso non si può prescindere dall'Appennino bianco da cui la regione Emilia-Romagna era più un'intenzione che una realtà. Poi, diciamo, i primi movimenti studenteschi a Piacenza. Io che via via insomma, faccio un po' il liberino di queste prime iniziative studentesche a Piacenza e poi decido, ecco qua l'intenzione, di andare a fare l'università a Bologna. Da Piacenza si andava più facilmente a Parma, a Milano, qualcuno a Pavia, ma a Bologna. Nascevo in luoghi nei quali si sentiva più la polemica verso l'Emilia Rossa che neanche diciamo la realtà. Io mi ero già messo diciamo, in una logica culturale, vagamente politica, diciamo, però di sinistra. E quindi vado a Bologna. Bologna studentesca a un'esperienza extraparlamentare, dalle mie letture mi sentivo un po' trotskista, non so se mi spieghi, a voi sapete cosa vuol dire. E poi un socio fondatore di Avanguardia Operaia a Bologna e poi mi misurai come tanti. Più precisamente nel 72, con la crisi evidente dei movimenti extraparlamentari, della loro impotenza, e lì ci fu un vero discrimine, perché molti di quelli che vivevano quella crisi si acquietavano, tornarono a fare le loro cose, magari mantenendo una cultura civica anche di sinistra, ma abbandonando la politica. Altri proseguirono, radicalizzandosi magari, in una posizione che sostanzialmente era anti-PC. Molti di questi li possiamo ancora vedere, ecco, adesso li possiamo vedere nei luoghi anche prestigiosi, diciamo, perché bastava essere contro il PC e continuare ad esserlo anche adesso e la borghesia ti prendeva su. E lì io misurai una cosa, una scelta che era più morale che politica, perché io non è che fossi d'accordo con il PC, ma vedevo una cosa, che a casa mia, aperto la Lastra Appennino, dove i comunisti erano il 10%, segretario di sezione del PC era un muratore che prendeva sul pullman al mattino alle 6 col suo borsino, gli altri, i socialisti i democristiani, che andava in banca, che andava a Lenin, e i comunisti facevano i muratori. E finché facevo l'estremista a Bologna, qualche volta a Piacenza, quelli lì, brava gente, insomma, questi democristiani qui in pretola mi coccolavano, tanto ero contro il PC. Quando mi vedevano in giro con Sandro, il curatore, andavano da mio padre a dire cosa faccio, io dico cosa fa? Cosa fa il tuo figlio? Con chi va in giro? Allora mi decisi e mi chiesi: ma con chi voglio stare? Che non ero convinto politicamente. E decisi di stare nel mucchio grande della gente che mi interessava difendere, interpretare così. Allora andai da Santo, il muratore, e gli dissi: fammi la tessera. E lui mi disse: a no. Me la tiro fuori dal portafoglio perché lui me l'aveva fatta da 6 mesi perché
cristianesimo. E insomma, mi ero già fatto vedere in qualche battaglia piacenza, in particolare nell'occasione del divorzio, 74, e lì, per esempio, avevo registrato questa timidezza del pensiero in un comune ben bianco, c'era un sacco di preti in un comune, ma io volevo fare un volantino, metto resi per il no, perché capivo che, e invece per fare un ciclo stile mi porto nella federazione del PC, è stato il mio primo ingresso alla federazione del Piacenza, e quelli erano titubati, insomma sul volantino avevano, e alla fine lo feci, ci fu un successo, ho detto, ma in tutti i luoghi cattolici, in quel referendum lo vinsero i cattolici, che si spostavano. E quindi cominciai lì, mi videro, e a un certo punto, allora c'era il richiamo di Berlinguer, entrate e cambiamoci, e le federazioni ubbidivano, e anche Piacenza si pose il problema di tirare dentro qualcuno dei giovanotti che avevano fatto il 68, e mi propose inopinatamente. Dice, ma te non faresti il funzionario del PC? Io a casa mia non avrei saputo come descrivere quel mestiere, ma dici di sì, qualcuno, via, andiamo. E cominciai, ero uno dei pochi, anzi io mi chiamavo, erano in due con la laurea, e cominciai e mi diedero incarichi sulla montagna, ero della montagna, mi diedero incarichi sulla montagna, e cominciai, e lì mi fece subito il PC, mi fece la cura che faceva tutti quella nostra generazione, cioè toglierti ogni residuo di narcisismo, proprio se ce n'avevi uno. Lì c'era una cura, dicono cos'è stato il PC, prima di tutto è stato questo. Ti toglie il narcisismo, e anche oggi chi non ha fatto quella cura lì lo si riconosce a vista. Hai ragione. Lo si riconosce a vista, veramente. E quindi cominciai così, girando la montagna eccetera, e nel meccanismo comunità montana allora c'erano i vicepresidenti di minoranza, e ci fu l'investimento, diciamo, del PC locale su di me per fare il vicepresidente di minoranza. Intanto cominciai ad avere qualche incarico diverso, la cultura, l'agricoltura, non c'era più, salvo l'organizzazione che non era un'espressione, e un po' diversi incarichi, qualche riunione a Bologna, e quando mi disse sono arrivato al punto, mi videro in un contesto, sto parlando di persone come Gavioli, sto parlando diciamo Gavioli in particolare, e mi videro, e quando arrivò il 1980 alla federazione di Piacenza, che era una micro federazione, ovviamente c'era tanti iscritti con un quartiere di Radimini, tutta la provincia, forse neanche, e era un pochino mantenuto, stecchetto, lo stipendio lo prendevi la volta sì, la volta no, però questo voglio dirvelo, e c'era un tesoriere della federazione di Piacenza, si chiamava Montanà, era un modenese di origine trasferito lì, e lui mi diceva, guarda, questo mese non posso, eccetera, il territorio in corso della benzina, insomma un po' così. Però quando sono andato a vedere, non da voglia di piace, quando sono andato a vedere all'Inps come ero messo, senza dirmi niente, quel montanari lì mi ha messo sui bollini dal primo giorno, non mi dava lo stipendio,
ma senza dirgli niente gli metteva giù i volumi. Un papà. Ecco, un papà. Quindi gli videro e dissero Piacenza, vogliamo quello lì. E quindi saltai, diciamo, dei passaggi che sarebbero stati anche problematici. E quindi teniamo così, stavo bene, Piacenza li stimavo, lo stimavo, però ero appena arrivato. Però allora c'era questo scouting, c'era questa, cioè nei dirigenti c'era come cosa intrinseca il bisogno di trovare dei giovani che potessero, su cui poter investire. Era una funzione del dirigente. E quindi faccio il consigliere regionale, prendo i voti, mi prendo anche bene. E dopodiché successe che quel giro lì, nell'80, il PC non fece d'accordo con i socialisti, si trovò in un monocolore e venne in mente a Guerzoni, allora questi qui, di metterne uno almeno uno per provincia. E subito io, il giorno che arrivai lì, andai al lui, non l'avevo mai visto, vado lì dentro e incontro questa Viviana, che era una ragazza che lavorava a lungo, e mi dice, ah, che peccato, sei appena arrivato e vai già via. Io pensavo, qui hanno sbagliato i corsi, devo tornare a casa. Invece lei sapeva, cosa che non sapevo io, che finivo direttamente giù. E lì cominciò, diciamo, la mia strada. La Ione Bartoli mi lasciò, quando mi viene in mente la abbraccerei ancora, mi lasciò un foglietto, mi parlò, eccetera, ma mi lasciò un foglietto segreto, dove uno per uno c'era un giudizio su ogni funzionario da tenere assolutamente riservato. E alla fine c'era un giudizio che stava fra l'amministrativo e il politico, stavo, no? Quindi io quando arrivai lì avevo la foto. Ecco, questo per quel che riguarda la mia storia. Ecco, invece sulla cosa che voi state diciamo indagando, e concludo su questo per attaccarmi alle cose successive, la mia vicenda è la seguente. A Piacenza, la montagna piacentina, ma Piacenza, sei con un occhio dentro e un occhio fuori della vita. Sei con un piede dentro e un piede fuori. Sei in una situazione dove, a differenza delle altre realtà, ti svegli al mattino e non sai cosa trovi. Cioè non hai... Io, la mia vicenda era di una sinistra che governava alcuni comuni della provincia, ma che non governava, non era la governance della provincia. E quindi questo insieme di cose ha portato, io spesso, la mia realtà, quando nel 75 si prese invece tutto, ad avere già pronto tutto, perché noi importammo tutto che era già pronto. Si parlasse di servizi sociali, di psichiatria, di cultura, di teatro, quel che volete, e fu un successo. Quando invece prese in mano un po' di redini, io per esempio feci tutta la mia carriera in polemica con l'idea di modello, perché lo ritenevo una logica conservatrice, di autosufficienza, rischioso, perché c'avevo, comunque mi era rimasto l'orecchio fuori. Ecco questa, e devo dire che era, non era merito mio, ma era una situazione, era talmente giusta.
E io tutti, vi assicuro che tutti gli scalini che ho fatto non li ho mai chiesti, mai studiati, mai. A un certo punto era una logica che serviva. L'idea bisogna sempre cambiare, perché il mondo gira tutti i giorni, la Terra gira tutti i giorni, bisogna sempre cambiare, sui nostri valori ovviamente, sui nostri principi, su quel che ci hanno insegnato, che abbiamo imparato, che abbiamo alle spalle, però non star fermi sulle gambe, cavolo. Ecco, questo un po'. Ok, c'è stato. Mi hai fatto perfino commuovere, perché ricordarmi Giuseppe Gavioli e la Viviana mi ha fatto tornare indietro, perché io sono arrivato 4 anni prima di te in altre funzioni, ma è una storia che ha molte somiglianze. Ieri l'altra sera ti ho sentito da Florence dire una cosa che nessuno ti aveva chiesto, cioè, scusa Antonio Canovi se no, vai. Faccio una domanda ancora per Luigi, ma mi ha solleticato con queste ultime riflessioni che ha fatto. Hai detto che tutto sommato si potrebbe anche tornare a un'idea di una regione che non elegge il presidente al primo colpo con un voto popolare, perché hai detto che la regione la vede più come un, se non ricordo male, un ente funzionale, hai usato forse questa espressione. Ecco, siccome nell'80 e avevi un occhio dentro e un occhio fuori, o un orecchio dentro e un orecchio fuori, cosa hai voluto dire l'altra sera rispetto a questo ritorno a un'idea della regione diversa da quella che oggi, in piena pandemia, le regioni esprimono non felicemente, secondo me? Dunque, io sono sempre stato di quell'idea e ho la prova provata. Se voi guardate lo stemma della regione Emilia-Romagna, vedete, lo scelse io, in mezzo a 1000 proposte, vedete che è un triangolo che sta bene su una carta intestata, ma fa un po' ridere su una bandiera. Avrei potuto, non so, andare a pescare, che so, la ruota di Niccolò degli Estensi, o non so che roba, come altri prendevano la Rosa Cavuna e il Leone di San Marco e così via. Ma forse anche questo è nato dalla città dell'Emilia Romagna. Cioè, io ho sempre avuto chiaro una cosa, che le vere novità in un paese come l'Italia nascono dai luoghi. Noi non siamo la Francia. Se non ci fosse stato la Triana Nord a fare l'esilio e poi Reggio Emilia fare il resto sull'infanzia, se noi non potevamo aspettare 50 anni una legge nazionale, l'urbanistica, la cultura, la stessa sanità, i consorzi sociosanitari, la psichiatria, ma ragazzi, noi chiediamoci questo: quando mandarono via Basaglia, voglio dire da Gorizia, lo mandarono via, ma se non ci fosse stato un eretico tipo Tomasini a Parma, che si prende su, chiama Basaglia, lo porta a Colorno, e poi Gervis, e poi Piacenza, Filippi, assessore poi provinciale 75, era uno che lavorava a Colorno, faceva l'amministrativo, è diventato assessore provinciale, ha chiuso manicomio Piacenza. Ma noi, se non ci fosse stato questo, ma noi non sapremmo neanche più chi è Basaglia, non ci avremmo avuto neanche la legge. Cioè, se qualcuno non dimostra che i valori possono passare dal cielo alla terra, e questo lo dicono i luoghi, quindi la regione cosa secondo me doveva e deve fare? Primo, dare le regole al territorio.
proprie esperienze standardizzate. Io sono andato lì quando dovevo fare le case protette, le leggi sugli anziani. Ma ragazzi, mettevo assieme delle expertise che erano tutti di governance locale, praticamente. Poi ci mettevi qualche studioso, qualche accademico, e tiravi fuori che cosa? Una standardizzazione al meglio, almeno sfidante per chi è indietro, e poi dare una mano per indietro. Poi quella regione cosa faceva? Faceva la porta verso dimensioni più ampie, cioè portava il locale a darci una dimensione di rapporto col nazionale e l'europeo. Non si chiudeva, io sono stato, a proposito del tema che dicevo prima di non fare il modello, non so, c'era da fare il Politecnico a Piacenza, io ho chiamato l'Università di Milano, mi sono rifiutato di fare la grande municipalizzata unica della regione, ce n'è un paio, andranno fuori, se stanno leadership, si allargheranno. Chi verso est, chi verso ovest, chi verso cosa. Questa è la regione che non è un popolo da interpretare. Non è gerarchica, non ha una bandiera, avrà uno stemma. Allora, questa cosa, fino a che è stata interpretata con meccanismo, presidente eletto al Consiglio regionale, oppure come fu nel mio caso, indicato dal popolo, ma certificato, eletto comunque formalmente al Consiglio regionale, tant'è vero che quando io sono andato a fare il ministro non si è tornati a votare. Ah, certo. No? Non è che un Consiglio regionale che fa leggi è attaccato alla pelle di una persona. Chi fa amministrazione, ok, io dico chi fa leggi, no. Ora, lì c'è stata una deriva sull'autonomismo culturale politica che è stata via via rafforzata anche dall'elemento, non è l'unico elemento ovviamente, ma è anche un portato di questa deriva, però l'ha implementato questa cosa di elezione diretta. E quindi l'autonomismo ha cominciato a prendere una piega da sindacato dei territori piuttosto che da responsabilità. Io dicevo l'altra sera, nessuno ci fa più caso, ma noi quando, in Emilia Romagna, quando parlavamo di autonomia, per esempio, parlavamo di autonomia impositiva anche. Certo. Ecco. Adesso sono tutti per le compartecipazioni. No? Lo spacco, mettere nel fisco e me ne dai un po'. Qui cominciamo da fuori, quindi bisogna andare a riconsiderare questa partita. Comuni, province, regione, secondo me è importante, mi piacerebbe che l'Emilia Romagna venisse recuperata, è stata la culla di tutte queste lavorazioni, che venisse un'altra, perché se no, io lo dico da autonomista, lo dico mica da centralista, attenzione che andando avanti per questa piega viene fuori questo imbecille che dice ci ricentralizziamo tutto, tipo la sanità, ma sappiamo cosa vuol dire mettere un ministero per la sanità, vuol dire più o meno che si torna alle mucche, che poi ci pensa loro, cioè non ci sono santi su questo, quindi attenzione, no? Non lasciamo, non incoraggiamo questa deriva qui, questo vuol dire. Beh, Antonio, sì, a te. Sì, va bene, proviamo. Buongiorno Bersani. Buongiorno. No, mi piaceva questo riferimento ai luoghi che ha fatto, perché sì, perché si parlava solo di territori e di confini, lì invece ha parlato di luoghi, quindi di, in realtà i luoghi è dove si produce la vita sociale, la comunità, e mi interessa da questo punto di vista, quindi tornando un po' anche sulla sua formazione. Cioè, quindi lei la politica in che luogo l'ha incontrata? Forse non a Bettola, ma in sulla Via Emilia? Perché questa tensione tra la Via Emilia e l'Appennino sappiamo che tuttora è un elemento, diciamo, anche di discussione e lacerazione, ma forse anche
forse di fertilità un domani, ma certamente ci interroga. Perché la regione all'epoca ha detto che non era arrivata, forse, se non come intenzione, a Bettola. In questo momento è addirittura vissuto come, no, quasi in maniera anche come una quasi un'alterità culturale rispetto alla dimensione ampia dell'Appennino, le famose aree interne. Qualcosa è successo che nel frattempo che è stato fatto, ma forse anche o non ha funzionato, non è stato capito, ma quindi questi luoghi. I luoghi più periferici sono quelli dove si sviluppano anche le culture universalistiche, perché non c'è niente da fare, pensi. Quindi, siccome non puoi immaginarti in un mondo così piccolo, alla fine immagini quello grande, e quindi sì, la politicità fondamentale, sì, non così. Io è vero, lo dicono, no, io ho fatto fare un sciopero di fichetti. Avevo 11 anni, 12 anni, perché non mi sembrava giusto una certa cosa, quindi è chiaro che una politicità vaga, basata su alcuni principi, dopodiché si consolida man mano con queste scelte, queste cose. Ora, però, questa domanda mi dà l'opportunità di dire una cosa, cioè qui, a proposito del tema autonomia, eccetera, qui è saltata nell'idea di governance dei territori, è saltato un punto basico, e cioè noi abbiamo preso, abbiamo detto smontiamo le province. Vabbè, io dico per l'amor di Dio, vogliamo chiamarle Ugo invece le province, vogliamo fare, però l'idea di collegare la città al contatto è un'idea che nasce prima perfino dei comuni. Cioè i Longobardi c'avevano i Guastaldi e loro gli davano un territorio che metteva assieme la città con un pezzo di campagna. Quella lì, la campagna gli portava l'alimentazione, la città gli dava i servizi. Le curie e le spoline. La Chiesa si è organizzata allora su quella base lì, 200-300 anni prima che ci fossero i comuni. Ora, il paradosso dei paradossi è che nel momento in cui ci sarebbe più bisogno, perché adesso tutte le linee di crescita, di sviluppo, sono a dimensione urbana. E quindi lo scollamento fra dimensione urbana, lo vediamo alla fine della politica nelle elezioni, quando si parla di periferie e di centri, non possiamo mica parlare solo del centro città, no, parliamo delle città e del contatto. No, abbiamo smontato il meccanismo di collegamento. Io per esempio pensavo quando ero in regione, e io ho delegato alle province tantissima roba, dall'urbanistica, alla formazione, alla cosa. Pensavo che arrivasse perfino una fiscalità a lungo termine, perché se la città pretende che la montagna sia il Loisir, dove ci fai la seconda casa, vai per funghi, vai per cose, lì ci vogliono dei cantonieri. Quindi qualcosina, anche fiscalmente, va riequilibrata. Ora poi torno sui luoghi e rifletto su l'Emilia Romagna, ma se noi guardiamo, allora faccio un passo più generale, no? Sì. La peculiarità che ho sempre letto nella vicenda dell'Emilia Romagna è questo straordinario rapporto fra il collettivo e l'individuale, dove il collettivo ha una centralità che non significa passività dell'individuo. Io scelsi come slogan quando fui presidente, far da sé non da solo. Guardate che è una cosa di lunga durata questa.
fecero le centuriazioni al tempo dei Romani, fino a come si è comportata l'Emilia Romagna nell'ultimo terremoto, a un certo punto scatta un meccanismo collettivo. Io, quando mi sono chiesto, ma da dove cavolo deriva questa roba qui? Sai, la centuriazione, arrivavano su gli ex legionari, tiravano delle righe per difendere il popolo, e tutti si davano una mano a far su la casa di ciascuno, a tirare su le centuriazioni, c'era da difendere il popolo, quindi c'era un problema anche di darsi una mano, perché da solo non ce la fa nessuno. Se lo metti nei passaggi storici, tu lo vedi poi arrivare fino, prendi l'inizio del Novecento, no? È stata auto-organizzazione, basicamente, anche la sinistra nasce da un'auto-organizzazione che poi pretende che la pubblica amministrazione, il socialismo municipale, traduca in diritti quel che qualcuno è riuscito a organizzarsi, che si parli di badantato che diventano asili, o che si parli di bonifiche, di il lavoro, no? Si pretendeva che il comune assegnasse il lavoro a chi? A gente che si era già organizzata, alle camere del lavoro, da altre parti. Ora, questo qui dà ragione, secondo me, del fatto, sempre attorno ai luoghi, dà ragione del fatto della particolare politicità delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, che nascono cercando di dare, come dire, stabilità di diritti a delle forme di auto-organizzazione che erano anche precedenti, venivano prima. Questo qui la bellezza di far la regione in Emilia Romagna. Ma perché le robe di Reggio Emilia non devono arrivare a Piacenza? Ma arrivarono a Piacenza perché c'erano già, via via, si facevano delle leggi regionali che ti davano gli standard di queste robe qui, che ti davano la legittimità, con sempre dentro quella politicità che veniva trasferita. Dice, siamo stati i primi assieme al Veneto, eccetera, sulla riforma della sanità. Benissimo. Ma come faresti ad avere un servizio universalistico se la gente non pensasse che su un problema come la salute non ci deve essere né povero né ricco? Come faresti far ingoiare un piano paesistico se non avessi una cultura alle spalle che dice il territorio non è tuo, dei tuoi figli chi arriverà? Come faresti ad avere una leadership sui temi della buona, rapporto anche conflittuale nelle fabbriche, se non pensassi che imprenditore e lavoratore sono due soggetti diversi ma devono essere in piedi tutti e due? Cioè queste mentalità, questi valori sono forze materiali, sono più dure del sasso. E quando dicevo, io ne ho visti i terremoti, me li sono fatti quasi tutti, guardate. Però ragazzi, io ho visto il giorno dopo cosa succedeva in Emilia Romagna e cosa succedeva altre. C'è poco da fare. In Emilia Romagna andavano in comune dove se magari era venuto giù, si ricorda, eccetera, e via, e partiva, il volontariato si organizzava lì, c'era un'istituzione che, eccetera, eccetera. Io non l'ho vista da parte, proprio così. E quindi bisogna ancora investire, secondo me, su questo. Antonio? Sì, sono qua. Ma
Mi pare che hai introdotto un tema che ci interessa, quindi Bersani, so che alla luce anche delle domande che hai fatto anche tu prima, Giuseppe, e cioè a questo punto chiederei, quindi, il tema del policentrismo, perché quello che sta dicendo Bersani è che, uno, appunto, c'è questa, è vero, insomma, questa, parla della centuriazione, c'è una modalità di costruzione del paesaggio, proprio, che è quindi modalità senz'altro che è del fare ma anche negoziata, perché quando si parla di acque bisogna sempre, è una vera diplomazia quella delle acque, perché vengono da lontano e vanno lontano. E poi questo è, diciamo, riferimento quindi anche a questo passaggio tra quindi questo saper fare, questo anche fare assieme, e una, diciamo, rivendicazione ma anche poi costruzione quindi di diritti. Ecco, questo può essere, diciamo, un tema che ci può interessare, cioè nel senso che rispetto alla storia, nel senso che se diciamo quindi che l'Ione Bartoli ha fatto dal 70 all'80, quindi diciamo ha fatto un momento fondativo e ha portato un'esperienza specifica. Pensiamo che sia anche per quello, no? Che fosse stata scelta, perché portava quindi l'Udi che era nazionale, ma Reggio Emilia poi aveva avuto, diciamo, una, così, diciamo, una elaborazione, se vogliamo, ancora più intensa e più avanzata. Poi nel 70 appunto sono anche, sappiamo, il secolo che racchiude un passaggio epocale. Qualcuno dice che finisce un secolo e comincia un altro. Comunque è il decennio delle grandi crisi e quindi arriva Bersani nell'80, possiamo immaginare che lì ci sia una riflessione anche su questo, quindi su appunto questo policentrismo, quindi i luoghi in cui produrre diritti, i modi in cui forse sistematizzarli, se non i modelli comunque appunto i sistemi legislativi e anche quindi standard, ma anche c'è un passaggio, se ci pensiamo, tra il discorso anche di servizi sociali e di un welfare che parla invece di servizi anche alla persona. Lì c'è un passaggio tra anche uguaglianza e differenza, che mi pare un altro tema che ci interroga oggi. Allora, intanto una cosa, no? Prima l'elaborazione, il passaggio del valore ai fatti si realizza nei luoghi. Però teniamo presente questo. Con un istinto legato a quei valori che dice universalistico, cosa voglio dire? Cioè, non è che se Adriano Lodi fa il primo asilo nido, poi Reggio Emilia va avanti con le sue cose, eccetera, è perché si pensa noi facciamo per i reggiani, io faccio per Bologna. L'istinto è che tutti i bambini del mondo. Io arrivo lì e per la prima cosa dice fa assessore ai servizi sociali. E a me piaceva da matti, non mi ero mai occupato, ma mi piaceva da matti. L'assessorato piccolo, ma ragazzi con delle possibilità. E infatti lo portai anche verso terreni nuovi, ma insomma mi trovavo lì e arrivò una richiesta dalla Catalogna, da Barcellona, perché portassimo là, che avevano la movida, no? Sostanzialmente del post-franchismo, no? Questa mostra sugli asili di Reggio Emilia, che la regione aveva finanziato, e andai là con un po' di gente, adesso non ricordo, insomma, per illustrare la mostra, per avere un incontro di spiega. Mi trovai a Barcellona in una sala che non so se tenesse 400-500 posti, strapiena di giovani operatori, comprese delle suore, di tutta piena, con un sacco di gente fuori, per cui io dovetti stargli anche il giorno dopo, non previsto, a rifarla perché non eravamo riusciti a contentare tutti. Cioè, evidentemente il messaggio che c'era lì non c'aveva niente di
di localistico, ma niente di localistico. È tipo chiudere i manicomi, cioè una roba, un messaggio più universale di questo, non so quale possa esserci. Quindi, diciamo, questa spinta culturale, ideale, no? Che diventa materialità, che diventa, e tiene sempre questo significato propriamente antileghista, culturalmente, proprio, non c'entra proprio un tubo di niente, no? E dopodiché, fra gli 70 e gli anni 80, faccio un passo indietro, perché intanto sono successe delle cose, insomma, no? Successe delle cose mondialmente in Italia, cioè gli anni 60, dove rompe la generazione che non ha vissuto il dopoguerra e quindi ha bisogno di altre cose. Non basta più, ok, va bene, mestiere, la macchina amorosa, ma ci vogliono delle cose, un bisogno sostanzialmente di partecipazione. Che il sistema politico bloccato faceva fatica a interpretare. Sono anni in cui nascono tutte le pretese di differenza, no? Il movimento femminista, le associazioni, che ne so, dei magistrati, le prime culture gay, e il sistema politico non è attrezzato. Forse anche questa fu la riflessione Moro-Berlinguer, eh? Cioè di sbloccarlo per dare voce a una cosa che aveva raggiunto il suo obiettivo, portare la democrazia, fare la costruzione, c'era una fase nuova. Allora, questo fermento fu interpretato localmente da delle dissonanze. Adesso facevo l'esempio di Tomasini prima, era eretico, no? Sì. Eretico. E la politica, insomma, faceva fatica, ma anche la mentalità faceva fatica. E anche qui, quando a un certo punto, però guarda com'era Berlinguer, chiese al regionale, ma dice, lui doveva fare un giro in Emilia Romagna, dice, ma mi hanno invitato in un posto che si chiama Bigheffio, che era il luogo della prima cooperativa di matti che Tomasini aveva liberato. Dice Berlinguer, devo andarci, discussione, perché non è che i comunisti volessero liberare i matti, fra l'altro Colorno è un comune di 3, 4, 5 mila abitanti che campava su quei manicomi, era amministrato alla sinistra, quindi ebbene, la conclusione fu Vacci. Ci andò e dal giorno dopo cominciò a cambiare registro. Però queste dissonanze, queste novità, in tutti i campi culturali, dei servizi, le sperimentazioni, la voce, si rifugiava a provare a esprimersi ancora una volta di nuovo. Allora, per esempio, la mia ambizione, qualche volta ci sono riuscito, qualche volta no, era quella di portare la regione a essere più coraggiosa su queste cose qua. Non so, inaugurai delle cose, per esempio, sulle carceri. A volte feci complicare i Tomasini dei convegni dove c'era qualche anche rischio che arrivasse gente, allora erano anni di piombo abbastanza, no? Ho detto prima la psichiatria, l'etica del femminismo, la volontà di partecipazione, per esempio sui temi del lavoro, e certo non sempre
non sempre era possibile trasferire nelle istituzioni questo elemento di crisi-crescita. Per esempio, una cosa che mi è rimasta in gola, io avevo concepito un convegno attorno a Pensatoia, sempre Stemiglia, Grasse, Salvispatta, tutti questi piani. Un convegno di 3 giorni sulla morte. C'era, poi me lo bruciavo in giù, c'era un primo giorno dove io chiamavo i dei francesi, dei demografi, per capire gli andamenti, le cose, eccetera. Poi un secondo giorno era sui servizi, il fine vita, al concreto, come si fa nelle case protette, quando, come si gestisce questa cosa qui. Ma c'è un po' di mafia nelle onoranze funebri? Come si fa? Come ci hanno messi con i cimiteri così? L'ultimo giorno era un appuntamento al Palazzo dello Sport di Bologna, dove 3 grandi vecchi, che erano Musatti, Tonino Guerra, e chi più, un altro adesso mi sfugge, ma è un grande vecchio anche lui, si sedevano lì, la gente andava su e aveva 3 minuti per dire cosa pensava lui della morte. E questi discutevano. Io, quando arrivai in giunta e lo descrissi il convegno, ricordo la faccia dell'assessore che ho amato di più, e ancora adesso lo vado sempre a trovare, Triossi, invece di Triossi. Mi guardò con una faccia stranata. Poi c'era Turzi, che era naturalmente la sinistra più ottimista e solare, se potessi immaginare, sul globo terracqueo, e me lo spiegavo. Non ho potuto farlo. C'era anche Gianetto Patacini, per aggiungere lì. Dunque, aspetta, Patacini, no, purtroppo era già andato, lo sostituì, perché lì ero alla formazione, mi sembra, quindi lui sostituì lui, quindi lo feci l'anno dopo, 2 anni dopo, quella proposta. E quindi, ecco, da queste vicende, a questa cosa che dicevo, il passaggio critico, sostanzialmente un messaggio che diceva: noi mettiamo dentro queste dissonanze, cerchiamo di portarle a essere un fermento, insomma, sugli antichi valori, ovviamente. E vorrei che la sinistra macinasse sempre questa roba qui, che facesse da volare per queste cose, che non si addormentasse, che non apparisse, per amor di Dio, che stasse in statico. Questo veramente, questo è stato, un guaio serissimo, ecco. E laddove è chiaro che il rischio maggiore di sedersi è dove stai più sul comodo, no? Però per Paolo, se stai sul comodo, puoi investire il consenso di oggi su quello di domani, puoi prenderti un azzardo, no? Puoi prenderti un azzardo, devi prenderti un azzardo, se non te lo prendi lì, dove te lo prendi? Bene, senti. Posso fare Antonio, hai un'altra domanda? no Se anche Giuseppe Pensarossi. infatti la lascio volentieri Qualche anche minuti ci dai ancora per Luigi? A quelli che volete. No, Pensarossi l'ha fatto bene. Pensarossi abbiamo fatto le belle cose. Adesso, ma sai, con quella roba lì bianca e rossa che viene lì nel corno, ti sente una roba che sembra uno dei miei CPC.
modo diverso. Ecco, bravo. Allora, facciamo delle cose belle davvero sulla formazione. Sì, sì, molto bene, sì. La Reggio in particolare, sì. No, ti vorrei, parlando di luoghi e di temi, ti proponevo un tema. Il luogo è Bologna, il tema è il modello e la questione è il 77. Perché tu hai avuto esperienza negli anni precedenti di presenza all'Università di Bologna e quindi di conoscenza dell'accordo. E non c'è dubbio che il 77, pensando al ventennio di cui parliamo, è uno snodo importante, perché c'è, sì, c'è un fondamento, uno stacco, una lacerazione. Quindi io ti chiedo, sia con riferimento alla tua esperienza diretta, ma anche in termini di giudizio e di valutazione sul fenomeno 77 di confessione. Guarda, quando Berlinguer disse non saranno quattro florelli piantare Bologna, io ero là nella festa e a me venne un brivido nella schiena, perché pensai, ma qui come la mettiamo giù? Cioè, temevo, e io fui nel due o tre nel gruppo di testa che portava quel che avevamo, noi non avevamo certo le forze, avevamo la federazione, che portava i volontari da quartierarsi. Anche noi, anche io. E siccome ero nel gruppo di testa, il 2-3, come altri immagino che dirigevano un po' il traffico, ci mesero lì in centro, il verbo si fosse loro nuovo, di queste cose qui, e quindi vidi fisicamente, quando i pensionati in Piazza Maggiore cominciarono a cogliere i primi che arrivavano, ma insomma, ma cosa, ma qua no, corro qui, ma vedi qui la terrazza. E quindi devo dire che ero partito con il timore che la reazione a quel fenomeno fosse una reazione, diciamo, di tipo militare. E devo dire che l'operazione di assorbimento che fu fatta in quei giorni, veramente drammatici, perché l'abbiamo visto credo passare con le P38, no, qui non si scherzava mica, ragazzi, lì io penso che fu alla fine un'operazione, alla fine dissi accidenti, ma ragazzi, questo PC è stato veramente il test di una roba così, perché quando si concluse là con Dario Fo, che aiutò ad assorbire l'ultimo appuntamento del 3 giorni, e andò tutto liscio, disse che dopodiché il tema era, io vedevo lì a Bologna, avevo visto come nascevano queste cose, queste anche radicalizzazioni, anche pericolose. E mi ero trovato anche in meeting, io ero quello, sono sempre stato lui poco sull'organizzazione e molto a fare il portavoce in partibus infidelium, mi ha sempre mandato dove c'erano gli altri, fossero di destra, di sinistra, estrema sinistra, eccetera. E mi trovai anche a volte a confrontarmi con delle posizioni che stavano in potere operaio, piuttosto che vedevo essere pericolose. E avevo sempre pensato a una linea di contenimento che evitasse di incrudelire le cose con dei fatti repressivi. Cosa di Lorusso, fu una roba drammatica. Quindi, però, io invece penso che nell'insieme l'operazione che si è fatta in Emilia Romagna è stata, diciamo, è stata buona. Non sono sicuro che
diciamo dal giorno dopo, ecco, si sia fatto tutto il possibile per tirar via quell'erba, diciamo, ancora potabile rispetto a quella impotabile. Questo non sono sicuro, e io devo dire che poi successivamente, quando fessi l'amministratore, ho fatto cenno prima di alcuni convegni, alcune cose, tentare, facendo qualcosa per cercare, diciamo, di ricondurre una parte di questi movimenti radicalizzati, diciamo, un riformismo radicale, a un riformismo radicale, questo doveva essere ancora la spinta. Non, dopo non abbiamo fatto tutto quello che si poteva. In quel frangente io credo che si sia fatto quel che alla fine si poteva fare. Sì, volevo fargli una domanda, si sente? Sì. Bene. In tutto questo ragionamento che è stato fatto, questa riflessione con tanti aspetti, io ho vissuto un lungo pezzo della mia vita dentro il movimento cooperativo, e prima da amministratore con Beppe tra il 70 e l'80, e poi dopo invece come cooperatore. La cooperazione ha fatto, parlando di luoghi, è nata, ha delle radici profondissime sui luoghi, perché erano realtà di risposta prettamente locale con le forze che allora si riuscivano ad organizzare. Poi negli anni 70-80 cambia pelle, cambia la situazione economica, cambia il mercato e cambia la risposta che dà le cooperative, ma nel cambiare poi perde dei suoi connotati, e abbiamo visto dove è arrivata oggi. In tutta questa parabola, cosa si può leggere, ecco, del movimento cooperativo, dell'insegnamento che ci viene, della riflessione da fare su questa vicenda? Ma dunque, le cooperative nascono certamente in luoghi, è una forma di auto-organizzazione di grandissimo successo che aveva, poi vediamo, delle distintività. Quali sono? Un'impresa senza padroni, l'impresa dei territori, quella che non può scappar via, e l'impresa delle generazioni. Ok, dopodiché dare massa critica, cioè non puoi andare via ma puoi allargarti, adesso diciamolo così. Io qui non ci vedo il limite, perché non c'è dubbio che quando tu sei passato, che so, dalle piccole cooperative di consumo alla grande cooperativa di consumo, tu hai comunque per una lunga fase dato una risposta comunque distintiva. Dov'è secondo me che è sul tema imprese senza padrone? Cioè, parliamoci chiaro, finché ci sono stati i partiti che avevano comunque la forza di intervenire sui rinnovamenti delle governance, quindi prendiamo atto che la struttura cooperativa non era in grado di darsi da sola, se non in casi rari, prendiamo atto storicamente, no? Se ce la diciamo com'è, quando una cooperativa aveva un problema serio, la riunione vera non si faceva fra il numero dei soci, perché era molto difficile che fare management e i soci alla fine fosse possibile un discorso, diciamo, di chiarezza, di ricambio, e veniva a quel punto proposto
sul problema veniva spesso in altri luoghi. Lì c'è il problema irrisolto e lì è stato secondo me uno degli elementi, diciamo, critici. Ora, vuol dire che lo strumento non sarebbe in condizione di... Io ho provato per esempio a dire, ma ok, le grandi fedele di consumo, arrivano delle cose nuove, un po' le avete fatto, le cose nuove cosa si chiamano? Farmaci, si chiamano carburanti, si chiamano... Cioè cercare di andare per esempio su temi come quello dei servizi, a inventarsi anche delle nuove cose, oppure far vedere che alcune risposte oggi moderne pretenderebbero lo strumento cooperativo. Per esempio, per quel che riguarda le giovani professioni, ecco, lì è venuta almeno da un lato la capacità di risolvere il problema soci, direzione e governance, dall'altro la spinta a investire su cose nuove, impiantare su cose nuove l'idea cooperativa. Questo è stato il limite. L'altro limite, invece, lo attribuirei di più alla legislazione, perché noi abbiamo consentito che venisse fuori un'idea di cooperazione, noi dico noi il paese, venisse fuori un'idea di cooperazione che non c'entrava tu. Noi abbiamo in questo momento, e c'è un parallelo tra le cose, siamo passati in 10 anni da 400 contratti collettivi di lavoro a 900 contratti collettivi di lavoro. Abbiamo 60.000, mal contati, 70.000 cooperative in Italia, di cui solo 20 o 30.000 aderiscono alla centrale. E la legislazione anche, no, di controllo sulla specificità, rispetto alla quale riconoscere anche una legislazione di vantaggio, per esempio sugli utili reinvestiti, che è una peculiarità del metodo cooperativo. Cioè riproporre lo scambio. Io ti riconosco, come fa la Costituzione, che sei una specificità, però per essere devi essere. Se la sei, io ti riconosco una peculiarità che dal punto di vista. Questo è totalmente scomparso. Le cooperative hanno posto il problema delle false cooperative, delle cooperative spurie, non hanno avuto risposta, ok, ma non è solo quello, meno va meglio, non so come dire, è un nuovo scambio, su questo bisognerebbe, no? Mentre invece il movimento cooperativo in casa sua dovrebbe discutere nella sua autonomia come oliare meglio un rapporto effettivo fra soci e governance. Ecco, questo secondo me è il punto. Faccio una domanda io, se Antonio non ne ha un'altra. Fallo tu intanto, poi io. Velocissima, quindi sì. torno indietro per tornare subito all'oggi. L'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Io ho avuto la fortuna di essere chiamato da Guido Fanti, quando ero giovanissimo, a partecipare alla sua costituzione con dei personaggi un po' fuori dell'ordinario, quelli dell'epoca. Ho visto, la leggo così, una regione che ha scommesso per almeno 20 anni su un istituto come luogo dove la differenza poteva essere utile a governare meglio una regione ascoltando il dissenso. Vedo che oggi l'Istituto dei Beni Culturali diventa un ufficio della Regione Emilia.
garanzie, di avere la sua autonomia, che poi è sempre, quando tu crei una roba e gli dai autonomia, è chiaro che ti tiri in casa anche, un problema, no? Cioè, questo, se non abbiamo saputo questo, ma sono i problemi che fanno il sale della vita, cioè, se no, ragazzi, questo vale perfino per le persone. Adesso fosse qui la Felicia Bottiglino, che io ho voluto disperdere, ma ragazzi, quando andavo in giro, ragazzi, ti tornava sempre un po' di problema, questo lo dai per saputo, ma per Dio, andare in giro la Felicia arrivava alla regione con la sua personalità, con la sua cosa, ma noi non è che possiamo, noi quello è stato, io l'ultimo che ricordo, e ancora adesso piacerebbe risentirlo, ma quando parlava Raimondi, no? Che non c'era una parola, una virgola fuori posto, sempre come leggesse un bellissimo testo, andava a braccio per un e certo, magari non era il gestore più adatto, diciamo, però, cioè, voglio dire, attenzione anche a valorizzare i tratti di personalità, anche quando ti disturbano un po', cioè, a sinistra è sempre stata questa roba qui, ragazzi, cioè, adesso che tutto questo venga ricondotto, diciamo, a una normalizzazione un po' burocratica, questo non ha un bel segno, Antonio, un'altra domanda? Ah, sì, rimanendo agli anni 70, interessava questo riferimento che ha fatto prima Bersani alle professioni giovani, perché se ho quindi capito bene, dopo i servizi sociali, ha fatto anche l'assessore alla formazione. Sì. Quindi sono anni, appunto, dicevamo, sono gli anni della famosa crisi energetica globale, l'industria in realtà anche, appunto, in realtà fa una grande operazione anche di trasformazione, no? Sappiamo che l'Emilia Romagna esce anche molto bene da quegli anni, perché la PMI in quegli anni si rivela come tale e esce anche con appunto, il famoso reddito, il PIL, no? Diciamo, medio molto alto. Però, ecco, appunto tutto questo magari è la parte anche più solare che vediamo di quegli anni, e mi immagino che a un certo punto, facendo la formazione, appunto, ci si pone il tema delle professioni nuove, cioè di dire, ma noi cosa facciamo qua? Se l'Emilia era il laboratorio, diciamo, di governo che stiamo dicendo, senz'altro sarebbe interessante oggi ricostruire appunto anche che tipo di, appunto, professionalità, appunto, sono state quelle su cui si è investito. Almeno una potrei pensare, perché ce l'hanno già parlato, insomma, furono gli infermieri professionali, ad esempio. Però ce ne saranno delle altre anche. Ma dice anche Pessarossa. Allora, io la dico così, quando arrivai lì alla formazione professionale, dopo purtroppo la morte dei Patacini, e noi, insomma, eravamo nel rating delle formazioni professionali, in Italia non eravamo al primo posto, neanche il secondo o il terzo. Eravamo molto attestati. E lì intanto io mi trovai un po' me la fece, dico così, una squadra, avevo decentrato, c'era il decentramento verso le province, io lo rafforzai. E c'era una squadra di giovani assessori, uno è quello lì, che avete lì, ma non il solo, strabravi, e con la testa aperta. Anche perché giovani, sì, perché giovani, anche, sì, che poi no, giovanilismo, però in certi passaggi aiuta. Io mi presi il coraggio, non so come feci, a convincere il bilancio della regione, il presidente, eccetera, eccetera, a figurativamente quasi raddoppiare il budget della formazione professionale
con l'impegno che saremmo rientrati perché avremmo preso i soldi col Fondo Sociale Europeo. Lì dovevi garantire una tempistica, garantire un'innovazione nei passaggi, diciamo così, nella formazione, gli obiettivi della formazione, garantire una certa quota di occupazione, eccetera, eccetera. E ci inventammo assieme, insomma, allora si chiamava modularità, era una riforma della formazione professionale. Dovevi mettere in formazione tutti i docenti, per esempio sul settore della meccanica delle cose, fece un accordo con l'Isvor Fiat. Arrivò giù con i camion, i macchinari, avevamo tubo noi, portavano giù tutto loro e facevamo, mettendo in formazione, sempre con il decentramento provinciale, con la decentramento provinciale, d'accordo, non è che ero là a comandare la bacchetta, già riunioni settimanali praticamente. E c'era il riorientamento da fare, molto complicato, io. Perché poi in Emilia Romagna c'è delle cose che sono, per esempio, sono, per stare anche nel tradizionale, noi avevamo una richiesta enorme di carpentieri, mentre eravamo strapieni di meccanici, ma tutti volevano fare la meccanica, perché la Ferrari, perché la Coppa, perché la Manchissano, e nessuno voleva fare il carpentieri. Per chiudere con le estetiste fu un dramma, no? E invece gli obiettivi europei, il fondo sociale, le novità, le tecnologie, il CAD-CAM, cioè quelle robe lì, cioè, poi si trattava di passare per fine la meccanica, le cose da insegnamenti tradizionali, e sinceramente con l'informatica e l'elettronica si stava inserendo alla grandissima proprio, fino a arrivare a delle cose, dicevi gli infermieri, ma vogliamo ricordare il balletto di Reggio Emilia? Cioè noi abbiamo fatto anche questo, e la più grande soddisfazione era che quando andavi a Bruxelles tu entravi nell'ufficio di quella olandese che dirigeva il traffico dei soldi, dietro la sua scrivania c'aveva il manifesto dei balletti di Reggio Emilia. E quindi mettendo anche alle strette il privato, noi non abbiamo fatto una formazione che escludesse nessuno, abbiamo messo le esigenze. Non so, c'era la ECA, la Vindari si diceva: scusate, ma vogliamo tornare a Don Bosco, per favore, che faceva la formazione che serviva ai suoi tempi, adesso bisogna cominciare a cambiare, quindi a portarli. E lì abbiamo, in quegli anni, abbiamo scalato la classifica, e siccome si è messo in moto un meccanismo efficiente, credo, avanzato, che fino a qualche anno fa sono sicuro, adesso curarmi se ancora così, in proporzione agli abitanti eccetera, noi siamo sempre in Emilia Romagna, sempre quella che prende più risorse dall'Unione Europea, ma è successo allora, e con anche delle cose simpatiche, perché ricordo che a Capri, una scuola di pochi, che è una grandissima tradizione, e ci guardavamo bene dal locale, sempre lì, provavamo occupazione subito, e c'era da fare la prova finale, era una mangiata dove questi allievi facevano una grande cosa, e arrivava l'assessore di giornale, e il capo di quella scuola era Donivo, un prete. È morto qualche anno fa un personaggio. Allora facciamo questa mangiata colossale, bellissima, tutto qua, un sacco di gente, eccetera, e Donivo viene da me e mi dice:
disse poi, dunque, guarda, qui adesso devo presentare i rendiconti per gli occupati, gli impegni all'occupazione, eccetera, eccetera, ma c'è una cosa, dice, che non so come rendicontare. E qual è? Lui chiama uno, dice, chiamatemi, mi si presenta uno vestito da frate, un giovane, vestito da frate, e mi dice, Donivo, dice, ti assicuro che questo si è convertito da solo, a volte, quindi durava 3 anni, secondo il ruolo, e questo qui sa far mangiare, però è un bravo. Gli ho detto, Donivo, tu rendicontamelo come fra, capace di cucinare, già preso non so dove, in quale convento, in quale cosa. Lo mandiamo in un'Unione Europea e voglio vedere se mi è una, cioè delle cose. E poi anche formazione del formatore, dicevo, e avevamo anche messo in piedi via via delle cose a proposito di nuove professioni che poi purtroppo si spense. Ma per esempio torno al tema città sicure, perché una delle anche innovazioni che mi mise in testa questo tema qui della sicurezza, prima anni 80, prima che la prenda il suo col manganello, vediamo un attimo, e mise assieme un po' di accademia, un po' di prima esperienza, che era un funzionario, si chiamava Braccesi, Cosimo Braccesi, che ha messo assieme nella gente, eccetera, e avevamo cominciato ad allestire delle, poi io tornai via e lì, allestire per esempio delle menti di formazione per operatori pubblici delle città sul tema di internet, sul tema della sicurezza, che andava da come usare gli sviluppati fino al tema dell'illuminazione delle periferie, insomma un sacco di temi. Quindi cercando di portare la formazione verso, diciamo, delle cose nuove, però che includi tutto questo, parliamoci piano, furono nuovi mestieri legati alle tecnologie. Perché l'industria stava evolvendo, stava cambiando. Se ti ricordi, per Reggio Emilia, questo tema del post-diploma, sì, cioè nei corsi immediatamente successivi al conseguimento del diploma delle scuole tecniche, degli enti, dei geometri, e poi l'esperienza di Rifoa, certo, un pezzo significativo. Il post-diploma era una nostra novità, ma metterei in questo campo anche operazioni che facevamo sul lavoro, cosiddetto lavoro estivo guidato, che era per l'ultima classe di geometri, va là nell'azienda, si fa la croce, si fa una pre-formativa, eccetera, d'estate mi si dà la paghetta, la regione, cominciano a farsi esperienze in un cantiere, eccetera, e via, così. Ne abbiamo fatto una classe circa 2000. A proposito di concertazione, proprio quell'idea lì, a me arrivò da uno della CISL, un sindacalista, dice, ma non si potrebbe farsi, vieni qua, vediamo, studiamo. Anche quella cosa lì di ascoltare e di parlare, eccetera. Adesso, per esempio, guardate, nessuno lo sa, ma quelle cose che adesso va per la maggiore nazionalmente, no? Il 110%, tutta quella roba lì, all'inizio, e poi è stata confermata, implementata, rafforzata fino al 110%, ma all'inizio, nel 97, io ero ministro, arriva da me, da Bologna, per un suo quale incontro, uno della CNA, e mi dice, ma non si potrebbe fare così, che c'è un sacco di nero, da un colpo, basta le tasse, eccetera, eccetera, noi incentiviamo, togliamo un po' di nero, facciamo lavorare la gente. Io andai a convincere Visco, fu la cosa più dura, partì il primo anno e non funzionò.
soldi qua. Allora richiamano le CNA e i separati se lo dico, fatemi capire perché il cazzo non funziona. Avete dato un colpo troppo debole, bisogna passare di più, perché le prendi convenienze tale nero ancora buono. Forse mi stai dicendo che devo dare dei soldi, siccome non ha funzionato bisogna che raddoppiare. Sì, dice più o meno così. Abbiamo fatto così e cominciato a funzionare. Bisogna anche fare affidarsi un attimo di qualche idea che viene da. Ora, sarà un caso che queste idee sono venute in Emilia Romagna, che fosse la CNA, che fosse la CISLO, che fosse un imprenditore, che fosse. No, non è un caso. Non è un caso, perché quella ricchezza lì di storia, di auto-organizzazione, eccetera, c'è la coda lunga, ma vive ancora.